Come ti chiami e quanti anni hai? Mi chiamo Abdullah Ahmed, ho 25 anni. E puoi raccontarci la tua storia? Sì, io vengo dalla Somalia, un paese dove c'è la guerra di piede dal 91. Un paese dove dal 91 non esiste una scuola pubblica, la sanità pubblica, dove i giovani l'unica opportunità che viene offerta è quella di perdere l'arma e combattere chiunque per sopravvivere. Io gioco 116 anni alla guerra di mire e poi ho dovuto combattere il paese. E poi per arrivare in Italia ci ho messo 7 mesi. Mi considero fortunato perché sono arrivato sano e salvo. E come ti trovi adesso in Italia? Io sono arrivato qui in Italia per giugno del 2008 a Lampedusa, poi 4 giorni dopo già hanno portato al settimo torinese. Sono stato ospitato al centro orfanovio dell'orologio rosso di settimo, sono stato ospitato benissimo. E ho sopravvissuto poi il diritto di asilo politico, il diritto internazionale di asilo politico. E da lì ho cominciato a fare uno sforzo per capire il meccanismo che regola la vita sociale. Qui in Italia ho imparato l'italiano. Se volevi fare una sintesi, diciamo, nonostante le difficoltà che ho avuto, ho incontrato, che incontrano molti rifugiati, potrei dire oggi dopo 5 anni che ho imparato l'italiano, ho trovato una casa, grazie al corso che ho fatto 3 anni fa, di gestione interculturale, sono direttore interculturale. Ho una casa, un lavoro, e mi sento parte di questa società e partecipo anche alla vita sociale e qui mi sono trovato bene. Rispetto a molti che purtroppo non la mancanza della loro volontà, ma sono frutto di un sistema di accoglienza che qui in Italia è basato sull'emergenza, che non investe sulla persona ma investe sull'emergenza. E cosa speri di ottenere qua in Italia, di trovare un futuro? Come ti dicevo prima, io mi sento già parte di questa società, quindi a febbraio ho dei requisiti per chiedere la residenza italiana, quindi l'unico obiettivo poi in questo momento è arrivare a febbraio e chiedere la residenza italiana. Poi si vedrà. Grazie per l'intervista.